viaggio anche per questa settimana insieme con una nuova puntata di Posa Caffè dal Cosenza Caffè di Via Panebianco, prima puntata post festività natalizia. Siamo in compagnia di un gradito ospite, l'onorevole Giacomo Mancini. Le sue cariche istituzionali sono molteplici, diciamo soltanto l'ultima in ordine di tempo, già assessore al bilancio della Regione Calabria durante il governo Scopelliti. Benvenuto. Grazie, bentrovati, bentrovata e buon anno. Come dicevamo, siamo alla prima puntata post festività natalizia. Come sono andate? Ma bene, tranquilla, in famiglia. Ci siamo dedicati insomma, alla casa, ai figli. L'abbiamo trascorsa diciamo in rilassatezza. Un Natale tradizionale, sì, insomma. Sì, sì, l'insegna della tradizione, insomma, l'insegna della tradizione. Un tour de force enogastronomico, però adesso si riparte con più slancio e più determinazione. È un tour enogastronomico da buon calabrese e buon cosentino, soprattutto, e lei a questa città ci tiene tanto, lo dice in ogni occasione in cui è possibile poterlo esprimere. Ognuno tiene alla propria città, alle proprie tradizioni, alle proprie origini, quindi insomma è giusto che sia così e lavoriamo tutti affinché le nostre tradizioni, le nostre radici e soprattutto la nostra città possa migliorare sempre di più e tornare a occupare quei ruoli importanti nel panorama regionale e anche nazionale. Quanto gli è arrivato di questo amore per Cosenza dagli insegnamenti di suo nonno? Beh, molto, moltissimo, avendo avuto la fortuna di vivere insieme a lui nel periodo in cui lui tra l'altro era anche sindaco della nostra città e quindi vivendo la quotidianità dei suoi impegni, percependo giornalmente la passione con la quale cercava di incidere positivamente, cambiò il volto a Cosenza, ma anche percependo l'importanza di avere un dialogo stretto, quotidiano, con tutti i cittadini, senza distinzione di ceto, di classe sociale, di quartiere di provenienza. Ho percepito e ho vissuto una palestra di idee, di sentimenti, di relazione che mi porto dentro e che nel corso degli anni poi ho cercato di sviluppare, rafforzare e tenere viva. E diciamo che molti le riconoscono quasi lo stesso atteggiamento nel approcciarsi ai cosentini, anche quando insomma passeggia per strada a Cosenza, quello stesso atteggiamento di grande familiarità che aveva suo nonno. Questa cosa le fa piacere? Beh, insomma, ecco, certo mi fa piacere, ma insomma io sono il primo a riconoscere i miei limiti. Insomma, mio nonno è stato un grande statista, un giocatore protagonista nella vita politica nazionale, che ha inciso in grandi scelte, in grandi determinazioni anche del governo nazionale e poi nella parte diciamo finale della sua vita in quello locale. Quindi insomma lui è stato un grandissimo, io sono un modesto diciamo come dire piccolo giocatore di campi di provincia, ecco, per fare un paragone, insomma è come paragonare non so, Maradona a Centofanti con tutto il rispetto per Centofanti, perché io sono anche molto meno di Centofanti, insomma. Domanda secca: come trova Cosenza oggi? A Cosenza purtroppo è una città in crisi, lo dicono i numeri, non è la percezione diciamo di chi ha un approccio critico nei confronti di questa amministrazione. Il mio approccio critico nasce proprio dai numeri, dagli indicatori che testimoniano
come a Cosenza le cose siano cambiate in peggio. In questo periodo di feste i giornali nazionali, ad iniziare da quelli economici, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, per esempio, hanno pubblicato tutte le... Scusatemi se vi interrompo. Eccoci qua. Il caffè. La tua interruzione è graditissima. Meno male, meno male. A voi. Grazie. Dopo ci soffermeremo sul caffè, onorevole Mancini. Certamente. Diceva su però prima soffermiamoci sui dati. Gli indicatori dicono che Cosenza purtroppo arranca, addirittura è tra le ultime città d'Italia, soprattutto su un punto centrale, un punto che occupa e preoccupa tutte le famiglie, quello del lavoro. Cosenza è la 106esima città in Italia, i capoluoghi di provincia sono 110, per opportunità offerte ai propri cittadini di trovare lavoro. Se noi facciamo un bilancio dal 2011 a oggi, i poveri del 2011 oggi sono più poveri e coloro i quali avevano un tenore di vita discreto oggi ce l'hanno peggiore. Questo è il punto che bisogna avere presente nelle analisi. Da questo punto bisogna ripartire, cioè lavorare, impegnarci per costruire un'alternativa al governo attuale e fare in modo che Cosenza torni ad essere una città più vivibile e soprattutto con maggiori opportunità per i propri cittadini. Prima di andare avanti prendiamo il caffè, dedichiamo Benissimo. Questo momento, tra l'altro lo beve amaro in una interessante conversazione fuori dalle telecamere, insomma ci spiegava anche che si tratta di una scelta anche... Sì, mi sono convertito, mi sono convertito perché un mio caro amico nutrizionista mi ha spiegato che ecco, la pausa caffè molto spesso si traduce in pausa zucchero e quindi se si può evitare l'uso dello zucchero mi consiglia... è meglio per la salute, è meglio per diciamo che io sto facendo una pausa caffè in senso stretto in questo momento. E lei insomma stava toccando un argomento sensibile che è quello del lavoro. E ricordiamo che tra l'altro qualche mese fa lei proprio in questo senso ha avuto un incontro, un confronto con i rappresentanti di categoria, insomma associazioni, rappresentanti delle imprese, proprio per cercare una sinergia e trovare delle strade percorribili in questo senso. Ma non c'è dubbio, e queste sensazioni, che poi non sono sensazioni ma sono dati numerici, poi insomma c'è poco da argomentare, neanche a dire, sai, le condizionate tu o le fatte tu, sono dati e statistiche pubblicate dai più importanti quotidiani nazionali specializzati nei settori economici, quindi diciamo sono in qualche modo la Bibbia rispetto e purtroppo condannano la nostra città a essere relegata negli ultimi posti della classifica. 106 su 110 è un posto molto molto basso, dobbiamo risollevarla. Come? Innanzitutto oggi, partendo da un'analisi, le città vivono fanno vivere meglio i propri cittadini se attraggono visitatori e anche, o ancora di più, se attraggono investitori. Per farlo occorre innanzitutto far venire qui le persone, gli imprenditori. Oggi raggiungere Cosenza è difficile. Dall'aeroporto è molto molto complicato, non c'è un servizio rapido, economico, efficiente. Si atterra a Lamezia alle 9.30, 9.40 quando si arriva da Milano del mattino e il primo pullman è alle 11. Insomma, se si pensa che un'ora di volo equivale poi a un'ora e passa di attesa per prendere il pullman e poi a quasi un'ora di tragitto, si capisce che insomma diventa molto complesso e molto complicato raggiungere. La nostra stazione ferroviaria è sottoutilizzata, non ci sono treni,
tra l'altro, diciamo, quella zona, da questa amministrazione, mi riferisco a Vagliolise, anche quella zona è stata completamente abbandonata. Fino a poco tempo fa addirittura avevano costruito una tendopoli per i Rom. Rimanendo i collegamenti, anche le azioni importanti che sono state fatte per, diciamo, investire risorse e realizzare nuove opere infrastrutturali come la tranvia sono state fino adesso sempre sabotate. Non si capisce che la città vive se arrivano persone. Questo bar, diciamo, per fare un esempio, potrebbe vivere meglio, potrebbe fatturare di più, così come tutti i bar, tutti gli esercizi, tutti i ristoranti, tutti i negozi, se Cosenza fosse visitata da tante persone. Come e cosa realizzare per portare persone? Naturalmente una azione volta a costruire infrastrutture e offrire servizi, diciamo, di collegamento che oggi non ci sono e che sono stati anche sabotati nella loro realizzazione. E poi porre in essere tutta una serie di iniziative, prime tra tutte quelle culturali. Cosenza è sempre stato il faro, la culla, il riferimento culturale in Calabria e fuori dalla Calabria. Abbiamo un teatro di tradizione come il Rendano, per esempio, la cui stagione lirica spiccava in passato tra le stagioni liriche migliori. Oggi la lirica è assente, il teatro sarebbe chiuso se non fosse per lo sforzo importante di alcuni imprenditori privati che hanno definito anche un cartellone di prosa di buon livello e che tiene in vita il Rendano. Però ecco, se non ci fossero stati questi imprenditori privati sarebbe chiuso. Io ricordo, a proposito dei ricordi, diciamo, dei periodi passati, come a Cosenza venivano a vedere la lirica da Catanzaro, da Reggio, anche da altre regioni. Oggi tanti cosentini vanno a Catanzaro, al Politeama. Voglio dire, abbiamo fatto passi indietro, per non parlare poi, ecco, delle altre strutture culturali. Leggevo in queste feste che a Catanzaro hanno aperto tutta una serie di nuovi cinema, anche per impulso dell'amministrazione, di quell'amministrazione comunale. A Cosenza il cinema Morelli è chiuso, il cinema Italia è chiuso, un presidio importante della cultura come appunto la Casa delle Culture, che anche simbolicamente rappresentava anche la rinascita del centro storico, chiusa. Insomma, voglio dire, come pensiamo che possa venire gente a Cosenza? Diciamo che questa amministrazione comunale in questo momento è impegnata in questo progetto, di cui tra l'altro si è parlato proprio nelle ultime ore per un esposto dell'Ordine dei Geologi sugli scavi di Alaricole. Come li vede? Dovrebbe essere il preludio alla realizzazione di un museo. Sì, ma anche su questo, io invece di puntare sui tesori nascosti, ammesso che ci siano, e li stanno cercando da 500 anni, anzi anche di più, punterei sui tesori che ci sono, che sono alla luce del sole, che sono evidenti. Ne ho citati alcuni, potrei citare soltanto il centro storico di Cosenza per dire come, diciamo, ecco, lo abbiamo un tesoro a cielo aperto. E tra l'altro tutte queste operazioni pubblicitarie devono sempre puntare a una ricaduta economica. Io mi chiedo, Alarico e la ricerca del tesoro di Alarico ha prodotto la vendita di uno soltanto piccone per scavare il fiume per cercare qualche lingotto d'oro? No, la risposta è no. Mi sono informato in giro nei negozi di utensili e non è stato venduto nessun piccone, per esempio. Quindi, come dire, il marketing può andar bene,
se ha una ricaduta in termini economici, di posti di lavoro. Qui mi sembra che sono tutte una serie di iniziative estemporanee che lasciano il tempo che trovano e soprattutto che non portano a niente, a nessun beneficio rispetto alla creazione di nuove opportunità occupazionali per i cosentini. Oggi approfittiamo della sua presenza non solo per ciò che può raccontare, dire dal punto di vista istituzionale, ma anche perché lei risiede nel centro storico, insomma lei lo vive perché vive lì con la sua famiglia. Sì. Come si vive nel centro storico a Cosenza oggi? Con grande malinconia, perché quello che può essere, deve necessariamente essere, utilizzo un imperativo categorico, il fiore all'occhiello della nostra città e la zona che può trainare lo sviluppo di tutta la comunità è completamente abbandonata. C'è qualcuno e qualche presenza negli orari mattutini di ufficio, dopo le 14 non si vede nessuno, per non parlare poi della sera, mentre prima le ragazze, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani cosentini, per farsi una passeggiata, per bere una birra, per ascoltare un po' di musica, venivano nel centro storico, ormai da troppi anni calcano altri luoghi, molti dei quali non sono nemmeno a Cosenza. È un vero peccato. Tra l'altro, ecco, prima parlavamo dei Rom che prima erano stati allocati in una tendopoli comprata con soldi pubblici, tenuti in vita per qualche mese a Vagliolise, poi la tendopoli non si capisce dove è stata messa, però sappiamo, purtroppo viviamo, che i Rom sono stati poi allocati nel centro storico, quindi insomma c'è l'idea del centro storico come un'area così per negletti. Ecco, io ritengo che invece al contrario sul centro storico bisogna puntare, da una parte facendo in modo che sia il pubblico che il privato investano nel rafforzamento strutturale dei palazzi, delle abitazioni. Purtroppo è all'ordine del giorno il crollo, a volte addirittura di palazzi, ma anche di cornicioni, di grondaie, che mette a repentaglio anche la vita. Quelli che vengono sono pochi, quindi, ma anche chi ci vive diciamo è in difficoltà. Quindi la prima cosa è potenziare e consolidare l'esistente. Anche lì si dice no, ma non si può intervenire perché sono di proprietà dei privati. Non è vero, perché diciamo si possono studiare e tra l'altro basterebbe anche andare a riprendere diciamo le convenzioni che in passato furono siglate con una serie di istituti di credito per facilitare, finanziare e dare una mano a quei privati che decidono di investire lì, sia mettendo a posto la propria abitazione, sia magari comprandole una in quella zona. Quindi si può fare molto e purtroppo non è stato fatto. Anche questi tanto diciamo declamati e decantati box per gli artisti fatti sul lungo fiume, si sarebbero potuti tranquillamente fare diciamo all'interno delle vie, sia quella principale di Corso Tedesio, ma anche delle diciamo traverse più interne. Tra l'altro avrebbe avuto in qualche modo anche un'idea di sviluppo armoniosa, perché ecco, se noi pensiamo e proponiamo di fare lì una grande scuola di arti, dei mestieri, no, ci vuole una grande idea di sviluppo per Cosenza. L'amarezza è che questa grande idea di sviluppo in questi anni è mancata, si è andato dietro a tutta una serie di iniziative, tra l'altro
molte poste in essere in questi ultimi mesi, diciamo, in cui no, si è riscoperto, diciamo, un fervore delle iniziative che in qualche modo diciamo, inseguono un carattere estetico che però è fine a se stesso, non porta poco e niente alla città. Siamo giunti quasi al termine di questa chiacchierata. Cosenza si appresta a vivere una competizione elettorale importante, molto flash. Lei darà il suo contributo in questa? Certamente, diciamo, darò il mio contributo in termini di idee, di passione, di entusiasmo, e cercherò di contribuire al miglioramento di Cosenza e soprattutto alla creazione di nuove opportunità per il Cosentino, di iniziare dai più giovani in termini di occupazionale e di occupazione, di nuova occupazione, di nuovi posti di lavoro, e quelli più anziani in termini di assistenza, di vicinanza, di servizi che oggi mancano, ad iniziare da quelli che sono in difficoltà economica. E noi la ringraziamo per essere stato con noi. Sono io che ringrazio voi anche per l'ottimo caffè. Grazie a tutti voi per averci seguito, alla prossima puntata.